Il settore invece sul quale mi voglio focalizzare all'interno del cluster 6 è questo della destination numero 3, quindi Circular by Economy e by Economy Sector. Qui trovate delle informazioni di natura generale sulle quali potete fare affidamento che vi danno un quadro di riferimento di questa destinazione, sia a livello di policy, sia a livello di impatto rispetto a quelli che sono gli orientamenti principali delle politiche in ricerca e innovazione, sia rispetto a quelle che sono le aree di impatto, tra le quali comunque sia c'è un'attenzione molto importante sia alla componente di leadership industriale in quelle che sono le tecnologie chiave ed emergenti, sia un'attenzione a quelle che sono le opportunità di crescita dell'occupazione a livello europeo. Qui trovate le maggiori aree di impatto previste per quanto riguarda il piano di lavoro 2023, tra cui abbiamo delle aree più vicine, per esempio, al settore delle foreste e del legno, altre più vicine al settore delle tecnologie blu e dell'economia basata sulla ricerca sul mare e sugli oceani, ma altre sono delle politiche molto più trasversali, degli impatti molto più trasversali, che vanno anche a considerare in maniera molto attenta le comunità regionali, rurali, urbane, ma anche quella che è un'attenzione molto forte al consumatore. Un altro impatto invece di grossa rilevanza è quello relativo al ruolo dell'industria e al valorizzare quella che è una industria che sia il più possibile sostenibile, competitiva e al contempo indipendente da quelle che sono le risorse non rinnovabili. Per cui un'attenzione molto forte ai concetti di circolarità e di sostenibilità. Qui abbiamo un'evidenza di quelli che sono i 18 topic previsti nel BP 2024 che ricadono sotto questa destinazione. Qui abbiamo anche l'evidenza del budget messo a disposizione per le varie aree di riferimento. Una nota che voglio farvi è quella che trovate nella torta qui a destra della slide, dove vediamo come all'interno di questo settore sono per la maggior parte opportunità di finanziamento per circa per più delle, scusatemi, del 50%, abbiamo opportunità di finanziamento che vedono un'azione di innovazione. Quindi si vengono richieste ai consorzi proponenti delle soluzioni innovative molto vicine al mercato, che quindi prevedono attività di dimostrazione, di validazione, di scale-up e che diciamo prevedono un ruolo molto forte di quella che è l'industria europea. Poi abbiamo altri finanziamenti, circa 46 milioni, che prevedono delle azioni di ricerca e di innovazione e poi delle azioni più di coordinamento e supporto. Io non vi sono andata adesso a riportare tutti i 18 topic di questa destination, ma alcuni topic dove potevo visionare un ruolo importante di settori o diciamo un ruolo più generale di quella che dovrebbe essere la nuova impostazione dell'industria europea del domani. Non andrò a dettagliarveli in maniera puntuale, ma vi darò comunque degli elementi di comprensione. Il primo topic è un topic che viene presentato in doppia fase, per cui alla scadenza di febbraio viene richiesto al coordinatore di presentare una proposta sintetica di 10 pagine. E qualora questa proposta venga ammessa, si scriverà poi per la scadenza di settembre una proposta completa. Qui dentro stiamo parlando di soluzioni circolari per quella che è la catena del valore nel settore tessile attraverso nuove soluzioni che prendono in considerazione tutta la componente di riciclo e anche di design. Come potete vedere, il contesto politico di questo topic vede al centro anche la strategia per il textile. Oltre che quella dell'economia circolare, ma anche quella che è la direttiva europea per i rifiuti. Qui abbiamo una serie di impatti che sono attesi per questo topic e poi vi riporto nella slide successiva quelli che sono alcune indicazioni di aspetti scientifici e tecnologici che devono essere considerate all'interno di questo topic. Trovate poi nella parte a destra della slide alcune note. Queste sono delle slide della Commissione europea che la Commissione ha presentato durante l'Info Day e che quindi mettono anche in evidenza alcuni aspetti trasversali che devono essere tenuti in considerazione. Queste slide poi vi verranno messe a disposizione, quindi il mio obiettivo in questo mio breve intervento è di darvi comunque dei punti di riferimento e farvi, diciamo così, saltare la mosca al naso, come si dice. Come si dice, per vedere se c'è qualcosa che comunque fa
è di interesse per voi. Poi c'è un altro topic, questo un pochino più ampio, sul miglioramento della circolarità in quelle che sono le value chain della plastica, che potrebbe essere comunque interessante per alcuni prodotti, sempre per il Made in Italy nazionale. C'è qualcuno che ha un microfono aperto? Ok, grazie. E qui trovate, per esempio, anche alcuni dettagli relativamente agli obiettivi di questa call, e presto attenzione a quello che è questo Digital Product Passport, che è qualcosa di molto rilevante per tutti per molti dei topic che ricadono sotto la destination della Circular Bioeconomy. Quindi l'attenzione che deve essere indirizzata all'interno di questo topic sulla value chain della plastica è anche un'attenzione che deve prendere in considerazione le diverse prospettive di chi crea il prodotto, dei consumatori, di chi lo vende, ma anche della società civile. Per cui c'è un'attenzione a diversi ruoli nella catena del valore. C'è poi un altro topic sulla circolarità molto simile a quello sulla plastica, ma in questo caso di prodotti che afferiscono alla componente elettronica. Sempre comunque con lo stesso concetto di circolarità e sullo stesso concetto di digitalizzazione e dimostrazione. Un'altra attenzione che vi ho voluto riportare, in questo caso in fase di processo, è questo topic sul circular design di processi e prodotti basati sul biobase, che è qualcosa di forte attenzione per il cluster 6. Qui abbiamo anche qui una serie di politiche di riferimento, e l'aspetto che è di impatto in questa call è fortemente integrato in quello che è il concetto di circularity e sustainability by design. Qui dentro, infatti, vengono richieste proprio un'ottimizzazione di quello che è il processo di definizione del prodotto o del processo biobase per andare a migliorare la sua circolarità. Per cui, per esempio, molte esperienze dei nostri settori nazionali potrebbero essere riportate all'interno di questo topic come potenziali, diciamo, dimostratori o end user per le soluzioni che vengono proposte dalla componente più scientifica. Interessante notare come questo topic contribuisca anche allo European Biohouse, su cui poi Monique vi racconterà qualcosa di più, e che è una componente importante per un cluster come quello del Made in Italy, che si occupa di bellezza, così come anche l'iniziativa NEB, anche se con questo termine l'ho un pochino poi semplificata. Un'attenzione importante di questo topic è anche relativamente poi all'impatto che può avere rispetto a quelle che sono delle opportunità di finanziamento anche all'interno del partenariato sulla Circular Biobased Europe. C'è un altro topic dedicato alla catena del valore del tessile, in questo caso è un topic abbastanza ricco di 7 milioni di euro per un'azione di innovazione dedicata a quella che è la responsabilità del produttore. Anche qui siamo nel pieno contesto politico di quella che è la strategia sul tessile, con un'attenzione molto importante al consumatore e alla società civile. E all'interno di questo topic si leggono proprio quelli che sono gli obiettivi principali, le azioni principali della strategia sul tessile. Per cui uno degli obiettivi è anche quello di andare a identificare, sviluppare e testare, perché vi ricordo che è un'azione di innovazione, un nuovo label innovativo per quelli che sono i prodotti tessili, e che includa anche al suo interno poi tutta una componente sulla riciclabilità del prodotto tessile e sul riuso dello stesso, che è una componente fondamentale proprio della strategia sul tessile, che parla molto proprio nel concetto di circolarità anche del riuso. Qui abbiamo poi un altro topic che ho pensato fosse per voi interessante, è sempre un'azione di innovazione, quindi vicina al mercato, che parla di soluzioni circolari per quanto riguarda la componente del mobile. Qui abbiamo progetti di 5 milioni di euro, ne verranno finanziati due, e in questo caso anche c'è un'attenzione molto forte alla componente di rifiuto. Quindi è un'attenzione anche molto forte poi al ruolo che hanno le piccole e medie imprese. Qui vedete quelli che sono, diciamo, dei punti principali di attenzione all'interno di questo topic, in cui si vogliono mettere poi in linea e si vogliono andare ad analizzare nello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche quella che è la prospettiva del produttore, del venditore, del consumatore e anche della società civile. Per cui un'attenzione molto forte proprio a tutti gli attori della catena del valore che devono essere inclusi all'interno dell'iniziativa. Ho poi inserito questo topic che è un pochino più, diciamo, più lontano a quelli che sono gli obiettivi del cluster,
Ma l'idea di un turismo sostenibile è parte comunque di un concetto ampio di quelle che sono le valorizzazioni del nostro concetto, diciamo, ad ampio spettro di quello che sono delle specificità e dei valori nazionali. Per cui ve l'ho voluto riportare perché sicuramente qualcuno dei presenti potrebbe avere delle competenze e dei ruoli anche su quelle che sono delle proposte che vengono presentate su soluzioni sistemiche e circolari per quello che è lo sviluppo sostenibile. Del turismo sostenibile, scusatemi. Per cui all'interno di questo topic si vanno, diciamo, a richiedere una serie di azioni e anche di valori a cascata a livello territoriale, regionale, di comunità urbane o locali che interessano anche in maniera comunque più puntuale i singoli territori a livello, ripeto, anche una volta locale, non soltanto con un impatto europeo allargato. All'interno di questo topic ci sono poi una serie di azioni rilevanti che entrano nel merito di gestione, per esempio, nella gestione del turismo circolare, di tutta una serie di aspetti che devono essere considerati, che riguardano da un lato quella che è la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, ma dall'altra parte anche tutta una serie di azioni rispetto al packaging, alla plastica, al settore delle costruzioni degli edifici e alla componente di trasporti, di accommodation e di servizi per il cibo. E noi sappiamo che a livello nazionale su questo siamo sicuramente degli attori molto importanti. Vado poi in chiusura con quest'altro topic relativo a degli aspetti un pochino più ampi che sono relativi alla degradazione di alcuni materiali biobased, di alcuni prodotti biobased. E anche questo è un topic dove l'interesse per gli attori del MINIT potrebbe essere proprio per alcuni attori che possono essere, diciamo, degli attori, degli utilizzatori di quelli che potrebbero essere dei risultati, quindi come settore manufatturiero che potrebbe essere interessato ai risultati delle azioni che vengono portate avanti all'interno di questi progetti. Qui c'è un altro topic su la componente digitale, sempre per prodotti biobased, quindi è un progetto un pochino più piccolo, da 3 milioni di euro, e è da un'azione di ricerca e di innovazione. Questa è un pochino, diciamo, un pochino fuori dalle competenze, ma essendo il digitale fortemente trasversale, ho pensato che fosse comunque interessante inserirlo all'interno di questa presentazione per darvi un overview il più possibile completa di quanto viene presentato all'interno di questa destinazione. Passo ora e chiudo con questa parte, passo a quello che è invece il partenariato sulla Circular Biobased Europe. I partenariati sono, diciamo, un'estensione di quelle che sono le opportunità previste all'interno del secondo pilastro e offrono ulteriori opportunità di finanziamento. All'interno del cluster numero 6 c'è questo partenariato che vede il coinvolgimento del settore privato in maniera molto forte, non soltanto come identificatore di priorità, ma anche come soggetto che contribuisce in kind o in cash allo sviluppo e al, diciamo, di quelle che sono le opportunità di finanziamento. Per cui la Circular Biobased Europe come partenariato istituzionalizzato che offre al suo interno delle opportunità ulteriori per gli attori del cluster MINIT. Qui siamo in un settore che ha l'obiettivo di andare a valorizzare quelli che sono i feedstock del settore industriale per creare dei prodotti ad alto valore aggiunto. Quindi, per esempio, alcuni di voi potrebbero essere interessati proprio con questi obiettivi. Nel corso dei primi anni di questa CBA, che deriva poi dal vecchio partenariato Biobased Industry, Presenting Horizon 2020, sono stati creati diversi prodotti a base biobased e sono stati valorizzati sia nell'industria del tessile, sia nell'industria del legno, nell'industria di quello che è la componente di fornitura di mobilio, quindi sicuramente di interesse per voi che siete presenti oggi. Il partenariato funziona in maniera leggermente diversa rispetto a quello che vi ho raccontato adesso sui cluster, ma non voglio tediarvi su alcune diciamo questioni puramente, diciamo, legali. Quello che per voi può essere interessante sapere è che ci sono delle regole leggermente diverse quando si applica a Circular Biobased Europe, in particolar modo se siamo industrie, poiché abbiamo, diciamo, una richiesta di contribuire, sia in kind che in cash, un pochino più elevata. Quindi non c'è un finanziamento al 100%, ma c'è proprio un contributo delle industrie che partecipano ai progetti nell'andare a sviluppare delle attività addizionali che derivano proprio dalla partecipazione alle opportunità di Circular Biobased Europe
per accrescere quelle che sono, diciamo, l'allargamento dei potenziali risultati che derivano da queste call. Qui avete qualche indicazione rispetto a quelli che sono gli obiettivi della Circular Bio-Based Europe a livello generale, e qui troverete parole chiave che sono quelle di feedstock, di conversione delle biomasse, di circolarità, di sostenibilità e di attenzione molto importante a quello che è a livello regionale. L'obiettivo di questa iniziativa, essendo un'iniziativa guidata fortemente dall'industria, è di accelerare l'innovazione di quelle che sono delle soluzioni bio-based, quindi andare a valorizzare queste soluzioni sul mercato, ma al contempo di assicurare quello che è una performance ambientale di alto livello. Quindi devono essere dimostrati poi all'interno dei progetti che vengono finanziati tutta una serie di misure anche di life cycle assessment e di requirement per quanto riguarda la componente di feedstock e per quanto riguarda la componente di requirement relativi proprio all'ambiente. Nelle slide che seguono e che potete poi analizzare perché altrimenti vi annoio, troverete quello che è una specifica della Research ed Innovation Strategic Agenda di questa iniziativa che vi dà una visione sui temi che verranno finanziati nei prossimi 7 anni. Questi temi, declinati nella SDRIA in 7 anni, vengono poi annualmente declinati in un piano di lavoro. Come vi ho accennato, il piano di lavoro 2023 è scaduto, mentre il piano di lavoro 2024 è in questo momento proprio in fase di discussione e verrà pubblicato agli inizi del prossimo anno. Però mi raccomando, tenetelo in considerazione perché potrebbe offrire delle misure interessanti. Qui avete, diciamo, un'evidenza di quello che si ritrova nella SDRIA, di quelle che sono le priorità strategiche di questa iniziativa sul bio-based a livello di feedstock, di processo e di prodotto, e come queste priorità strategiche incontrano poi tutta una serie di aspetti cross-cutting, tra cui il framework, il quadro di riferimento per la sostenibilità ambientale. Qui vi ho voluto riportare un topic scaduto, ad esempio, lo scorso anno, che mirava a valorizzare la catena del valore del settore del legno. Questa è un'azione flagship, quindi un'azione molto forte sul mercato, anche molto ricca a livello di budget, è scaduta, ma ve l'ho voluta riportare proprio come esempio di un'azione molto importante e ad altissimo investimento, perché parliamo di un progetto che ha vinto con 17 milioni di euro di investimento e che dovrebbe portare poi sul territorio una serie, diciamo, di creazione di occupazione e di competitività a livello europeo. Brevemente un accenno invece a quello che è la componente di digital, industry e spazio, quindi stiamo parlando del cluster 4. Qui siamo in un settore totalmente diverso. Qui dentro il cluster 4 io vi andrò a valorizzare tutto quello che riguarda il settore manufatturiero e tutta la parte di processo, per cui siamo all'interno di due destinazioni del cluster 4 che lavorano come il cluster 6, quindi idee di natura collaborativa, partenariati che vengono composti portando dentro soggetti che provengono da stati membri associati differenti, attori sia pubblici che privati che contribuiscono alla definizione di quella che è una soluzione di ricerca e di innovazione basata su delle indicazioni date a monte dalla Commissione europea. Le due destinazioni più interessanti per voi sono, ripeto, quella Clean Transition e quella dedicata invece alla componente di Resilience Industry, e in questo caso il Cluster 4 ha pubblicato dei bandi che sono stati aperti lo scorso fine settembre e le cui scadenze sono previste a settembre, scusatemi, a febbraio del prossimo anno. Qui vi riporto alcuni topic che potevano essere trasversalmente interessanti per voi. Il primo è sulla Biointelligent Manufacturing Industry, che deriva direttamente dal partenariato Made in Europe, quindi un partenariato focalizzato fortemente sugli interessi del settore industriale manifatturiero, e quindi parla di sostituzione di raw materials con quelli che sono materiali bio-based, applicabili poi a diversi settori. Poi c'è un altro topic che vi ho voluto mettere in evidenza su quella che è la componente di produzione anche decentralizzata, flessibile e customizzata, e anche qui l'applicazione poi può essere anche su settori diversi e c'è un ruolo molto importante delle piccole e medie imprese all'interno di quest'area. E poi c'è un altro topic che è relativo a tecnologie e soluzioni che supportano la circolarità,
per il manifatturiero. Quindi anche qui altri topic, trovate poi sotto tutti i dettagli relativi alla tipologia di azione e a quello che è il contributo che la Commissione prevede per ogni progetto che andrà a finanziare. Vado poi a darvi qualche indicazione aggiuntiva e poi chiudo perché sicuramente sono fuori tempo, che è quella relativa alla seconda destination che vi ho messo in evidenza, che è quella relativa alla, che viene chiamata resilience, quindi è quella relativa proprio alla componente di Resilient Industry, sempre all'interno del cluster 4. Anche qui la scadenza è prevista a febbraio e vi ho riportato un topic sui polimeri per quello che è il packaging. So che il packaging non è un tema centrale del cluster MINIT, ma secondo me per alcune competenze potrebbe essere comunque interessante considerare anche questa iniziativa, anche perché sulla componente di packaging ci sono stati diversi finanziamenti a partire dai vecchi programmi quadro fino ad oggi, e questa è un'azione molto spostata sul mercato che prevede poi anche la definizione di regolamentazione di standard e di label che potrebbero essere interessanti per qualcuno di voi. C'è un ultimo topic che vi ho voluto poi prendere in evidenza perché recupera il concetto di Safe and Sustainable by Design della componente di Chemicals and Material e che approccia il settore a 360 gradi in maniera molto generale e molto trasversale, ma che, ripeto, anche in questo caso potrebbe essere interessanti per alcune componenti o per alcune ricadute degli attori che sono presenti all'interno del cluster MINIT. Questo è un progetto molto grande, come potete vedere, è un'azione di innovazione che arriva a 15 milioni di euro, quindi è fortemente strategica, ma non volevo comunque lasciarla indietro perché è sicuramente un tema di grandissimo interesse. Considerate che verranno finanziati circa 4 progetti su questo topic e se qualcuno di voi ha competenze, vi consiglio vivamente di andare ad approfondirlo. L'ultimo topic è un topic che prevede un cascading grant e che prevede un'attenzione importante a supportare la trasformazione verso la sostenibilità delle piccole e medie imprese. In questo caso il topic è ancora generale rispetto a settori di applicazione. C'era un topic simile nel 2021 che ha finanziato dei progetti che hanno dei campi di applicazione ben specifici. Per il topic 2024 si vogliono evitare quei settori, per cui vi consiglio anche di approfondire questo elemento con eventualmente un contributo di alcuni di voi a proposte che possono nascere sotto questo topic. Questo è un topic molto particolare perché prevede un cascading grant, quindi la possibilità di andare poi a finanziare con strumenti aggiuntivi piccole e medie imprese che possono essere interessate a fare validazioni o dimostrazioni di che tecnologie che hanno l'obiettivo di andare a sostenere la sostenibilità della transizione verde delle industrie europee. Chiudo con un esempio di progetto finanziato e partito lo scorso settembre 2022 sotto Horizon Europe con un contributo di quasi 8 milioni di euro. Questo progetto è coordinato dal Belgio, ma vede tra gli italiani sia Decathlon Italia che Stem SRL. È un progetto che ha l'obiettivo di andare a stimolare quella che è la sostenibilità e la circolarità della componente tessile, quindi del settore europeo dei tessuti e dell'abbigliamento. Qui trovate degli obiettivi, solo per darvi comunque anche evidenza reale di qualcosa che è stato finanziato all'interno della passata programmazione, che vi può dare un esempio di quello che finanzia comunque Horizon Europe per meglio capire se questo programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea è adatto a voi. Vi ricordo che sul sito di Apre potete trovare maggiori informazioni relative a quello che ruota intorno al programma Horizon Europe. Apre offre un servizio di assistenza e informazioni gratuito per tutti coloro che sono interessati a vari settori e abbiamo previsto un Info Week la settimana che va dal 23 al 27 di ottobre online per aggiornare su quelle che sono le opportunità offerte nei diversi cluster e programmi di Horizon Europe nei bandi 2024. Quindi se siete interessati potete registrarvi, è gratuito e potete registrarvi a quelle che sono le sessione di interesse. Per quanto riguarda maggiori informazioni, vi ho riportato qui in slide le email funzionali sia del cluster 6, che è il primo che vi ho descritto, sia del cluster 4. E quindi a questo punto vi ringrazio. Se avete domande, sono a disposizione, altrimenti vi passo la parola ai colleghi del cluster MINIT. Grazie.